Allora, Stefano Vietina, intanto è un collega che collabora con Corriere delle Alpi e scrive per Milano Finanza. Ecco, per redimersi, dicevo, lui insegna all'università e non è cosa da poco, questo qua è già una cosa molto più seria. Ha dato vita ad una serie di iniziative, possiamo definirle editoriali, moderne editoriali, un canale video su YouTube, una pagina su Facebook, un sito. Dedicato a che cosa? Scrive Omar Monestier, che è il direttore del Corriere delle Alpi, che poi vedremo c'entra molto anche con questo libro, scrive nella presentazione: ai bellunesi, ai cadorini, possiamo tradurre tanto per avvicinare i confini a questa iniziativa editoriale, ai cadorini è mancata spesso la voglia di raccontarsi per pudore, per semplicità, per mancanza di vanagloria. È sempre stato così e non c'è motivo di meravigliarsene. Nella cultura della gente di montagna l'esibizione non ha mai trovato posto. Eppure ci sembrava sbagliato che tanta capacità geniale di far bene non venisse narrata con la stessa bonomia delle nostre genti. È vero che il carattere probabilmente dei cadorini, di chi vive in montagna, è un po' più schivo e quindi si è un po' più resti a mettersi in mostra, però io credo che il libro di Stefano Vietina abbia il merito proprio di aver saputo valorizzare questi uomini che vivono la montagna 365 giorni all'anno, che credono nelle loro attività, fanno grandi sacrifici per portare avanti le loro vite. Mi aveva colpito questa idea dell'occhialeria che occupava quasi il 75% dai dati che avevo visto della forza lavoro del cadore, e dopo pochi anni questo 75% si era ridotto a meno del 40%. Allora mi sono chiesto, questo 35% di differenza dove è andato? Non a caso il titolo è lungo, non si dovrebbero mai fare titoli così lunghi per un libro, però ogni parola ha il suo significato. Io sottolineerei il discorso dell'impresa. Impresa intesa come azienda, ma anche come cosa difficile da realizzare, no? Storie, perché appunto dietro una grande azienda ci sono storie di persone, di uomini, e poi tutto contribuisce a far sì che la montagna non rimanga un museo, no? Può essere un museo che è patrimonio dell'UNESCO, ma sempre il museo rimarrebbe se non ci fossero le persone. Però è anche vero che queste sono realtà, tant'è vero che l'altro giorno quando mi hanno detto queste sono realtà che ce l'hanno fatta, ho detto sono realtà che ce l'hanno fatta, che ce la stanno facendo, e alcune cercano di farcela, perché non tutte sono realtà consolidate, alcune sono proprio in nuce, stanno venendo fuori, stanno crescendo pian piano con tutte le difficoltà che hanno nel ricevere finanziamenti che non ci sono, credito che non c'è, eccetera eccetera. Sono più alimentate dalla passione che non da un business plan, no? che possa dare uno sviluppo in prospettiva. Però è anche vero che il mio tentativo è di far vedere che alcune cose si possono fare, che non è giusto solo piangersi addosso rispetto ai vicini della Pusteria, ai vicini del Friuli che hanno più possibilità, più potenzialità, e che con molta tranquillità, con molta discrezione, qualcuno giorno per giorno dà un segnale. Un giorno sono stato lì a questo parco e ho visto l'attenzione con cui lui ha seguito tuo figlio. Ha seguito mio figlio nel mettere. Ma tu ascolti il papà o telefono? No, è la telecamera.